Defaticamento mi aiuta, ci aiuta a rilassare il muscolo, a ritornare, diciamo, allo stato di quiete. Nella mia biblioteca podistica, che vi assicuro è abbastanza vasta, non si trova un libro di corsa che parli in maniera approfondita di una fase dell'allenamento che si chiama defaticamento, ossia quella fase dell'allenamento che si svolge dopo aver completato una seduta intensa di qualità. Fondamentalmente le considerazioni che troverete nel seguito sono derivate da quanto un atleta, Paula Radcliffe, che nel 2012 aveva scritto un libro tradotto in italiano per Mondadori come Correre per stare bene, e due esperti di fisiologia della corsa, Tim Noakes, famoso professore sudafricano, e Albanesi, che ovviamente nel suo libro Manuale della corsa aveva scritto in dettaglio come effettuare il defaticamento. E quindi perché fare il defaticamento? Secondo Pola, il defaticamento è una fase must dell'allenamento. In sintesi, nel libro vengono dette quattro cose. 1. L'allenamento fa lavorare il cuore in maniera efficiente con un impatto su circolazione, vene e arterie. In particolare ai muscoli arriva fino all'80% del sangue. 2. Se correte intensamente e vi fermate all'improvviso, il pompaggio del cuore passerà bruscamente da un'attività notevole a un ritmo sicuramente molto inferiore. Aggiungo io, questi numeri tra l'altro si possono misurare, nel passato abbiamo scritto per The Running Pit un articolo che spiegava come misurare lo stato di forma, vi invito a leggerlo, ad ogni modo sappiate che questa cosa è sicuramente misurabile. 3. Pola parla di un effetto a catena sulla circolazione cardiaca. Cosa intende dire? L'azione di pompaggio non sarà sufficiente per trasferire in maniera efficace il sangue al cuore e ai polmoni. 4. I polmoni sono il mezzo, sono lo strumento che consentono al nostro corpo di smaltire in maniera efficiente l'acido lattico nel corpo. Quindi, in conclusione, una corsetta lenta di 8-15 minuti vi consente di velocizzare questo processo. Se non lo fate, conclude Pola, il sangue continuerà a ristagnare nei muscoli per più tempo. Tra l'altro, la cosa è confermata anche da Albanesi, che però fa un distinguo tra allenamenti e gare brevi e invece allenamenti e gare lunghe oltre l'ora di corsa. Sappiate infine che secondo Tim Noakes, dopo l'ora di corsa, l'acido lattico tenderà comunque a essere smaltito dal vostro corpo, di conseguenza gli effetti derivati dall'allenamento possono essere dipendenti da altri fattori che non stiamo qui a approfondire. Comunque sia, in conclusione, penso che 10 minuti post allenamento possono permettervi, se fate un defaticamento efficace, di rilassarvi e di pensare a quello che dovrete fare successivamente, a condizione di non arrivare in ritardo con vostra moglie a cena, né tantomeno a una riunione reale o virtuale al lavoro. E voi invece come svolgete questa fase di defaticamento? Ad ogni modo, sentiamo Andrea che nei giorni scorsi era venuto a casa mia prima di partire per le vacanze e ci racconta come lui svolge questa attività. Vediamo cosa ci ha detto dal mio giardino di casa. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto. Sono ripartite le gare in pista, soltanto in pista. Una delle domande che ci sono state poste è come svolgere il defaticamento dopo un allenamento intenso oppure dopo una gara in pista. Tu che cosa fai? Defaticamento è una parte, diciamo, secondo me fondamentale dell'allenamento. Io di solito personalmente tengo sempre almeno 10 minuti di corsa blanda. Che anche lì dopo mi fa ridere perché dico se faccio il lento a 4:30 fare il defaticamento a 5 c'è qualcosa che non va, riprendiamo sempre il discorso del lento, è una corsa davvero blanda che mi tengo, che poi è il ritmo che tengo nei rigeneranti o nelle corse lente, e niente, dopodiché subito, se siamo in inverno, subito doccia senza star fuori a parlare, a prendere freddo e doccia, e scusami, stretching sotto la doccia. Se invece è periodo estivo, mi faccio i miei sempre 10 minuti almeno di corsa lenta e pratico dello stretching statico, poi lì a bordo pista o dove sono, cercando di rilassare abbastanza il muscolo e la mente, diciamo, perché finita una gara, un allenamento, comunque sono un po' stressato di testa e quindi devo ritornare un pochino a livello. Perché secondo te il defaticamento è importante per il podista amatore?
Defaticamento mi aiuta, ci aiuta a rilassare il muscolo, a ritornare, diciamo, allo stato di quiete. Quindi ho tirato forte, sono andato su di battiti, adesso sto facendo una corsa lenta che mi fa ritranquillizzare, diciamo. E soprattutto lo stretching, primo, mi aiuta perché non lo facciamo mai, quindi questo potrebbe essere un momento buono per farlo, e secondo perché comunque mi rilassa i muscoli. Quanto tempo dedichi allo stretching post allenamento intenso? Guarda, fondamentalmente è poco tempo, perché alla fine noi pensiamo sempre, cioè non lo facciamo, noi runner, anche se fondamentale non lo facciamo praticamente mai, ma ci porterà via 10 minuti. Se pensate che per ogni distretto muscolare faremo 15-20 secondi di stretching con 20 secondi di pausa da esagerare tra una gamba e l'altra, è davvero il tempo che ci viene portato via è pochissimo. Nel periodo estivo, secondo me, farlo un pochino di più, perché comunque c'è caldo, perdiamo più sali e tutto, siamo sempre un pochino più affaticati. Nel periodo invernale, comunque, quasi una godura fare un po' di stretching sotto una doccia calda. E invece su quali superfici suggerisci di fare l'allenamento di defaticamento? Guarda, io di solito lo faccio sull'erba perché ho la fortuna di allenarmi in pista, avere un po' di erba che almeno anche lì mi ammortizza ancora un pochino di più, mi fa sentire meno la fatica e i traumi che ho subito durante l'allenamento forte o addirittura le gare. Ma fondamentalmente c'è differenza, ma posso fare anche tranquillamente o di nuovo sulla pista o su asfalto. Sarebbe top se facessimo il defaticamento con le scarpe da lento e non con le scarpe da gara. Una scarpa 1 molto leggera per fare il defaticamento è, secondo me, quasi peggio e più traumatico che non farlo. E invece quale dovrebbe essere, secondo te, la durata di questo defaticamento? Te l'ho detto, per me 10 minuti, certe volte sei talmente bollito dall'allenamento che ne fai anche 5 minuti, certe volte hai voglia anche di correre, ti fai anche un quarto d'ora. Diciamo, non deve essere una roba allunga, un brodo allungato, perché devo fare chilometri per forza. Alla fine devo solamente riportarmi a quiete, quando mi sento che ho dato quello che dovevo dare, posso andarmene tranquillamente a cambiarmi e a docciarmi. E tra la fine dell'allenamento intenso e il defaticamento, suggerisci di mangiare qualcosa, tipo una barretta, oppure meglio aspettare post, defaticamento? Sicuramente posso bere, volendo la barretta me la posso mangiare, tanto non c'è il rischio che la possa non digerire, diciamo, che mi possa venire su, però vabbè, è quei 15 minuti di corsetta lenta che posso fare anche tranquillamente senza reintegrare. Magari finito subito la corsetta lenta posso mangiare la barretta o farmi il mio beverone di proteine. E dopodiché fare lo stretching, quello sì. Invece a livello di ritmo, che ritmo suggerisci? Guarda, io non lo guardo mai, ci sono state delle volte che ho fatto dei lavori super intensi e sono riuscito a fare il defaticamento, l'ho fatto a 4:20 per dire, e ci sono state delle volte che a 5:30 facevo fatica, quindi anche questo è un allenamento, cioè una parte di allenamento dove i ritmi non li guarderei mai, ma starei alle mie sensazioni di fatica. Invece in quali condizioni non svolgeresti il defaticamento? Per esempio dopo un lungo non lo faresti, ma in quali altre condizioni? Condizioni meteorologiche mi viene in mente, quando piove me ne andrei subito a docciarmi, o per dire quando fa troppo freddo, o ho la possibilità di ricambiarmi e mettermi vestiti lunghi e asciutti, oppure è meglio evitare, non prendere freddo e andare subito a cambiarsi. Qua stanno iniziando a cantare, dobbiamo fermare il video. Grazie Andrea, ciao, alla Ciao, prossima. alla prossima. Dimenticavo di dirvi che se vi è piaciuto questo video, apprezzerei l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. In questo modo avrete l'opportunità di essere tra i primi a vedere recensioni di tecnologia, di scarpe o di allenamento che pubblicheremo nelle prossime settimane sul canale. Io sono Massi, spero di vedervi presto, magari anche nei prossimi giorni a Livigno. Nel frattempo, stay strong e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!